Un saluto da Gianluca Pota e bentrovati a questo appuntamento con l'intervista. Noi in questa fase estiva cerchiamo di ascoltare i personaggi maggiormente in evidenza della nostra provincia. Allora abbiamo pensato di chiedere ospitalità, e lo ringraziamo in anticipo, all'onorevole consigliere regionale Giovanni Zannini. Siamo venuti nel suo ufficio del Consiglio regionale della Campania a Napoli. Grazie, buongiorno e buon Benvenuti, caldo, no? benvenuti. Beh, qua c'è un po' di fresco. Abbiamo due belle piante che sono tipiche della Commissione Ambiente, quindi, e intanto stiamo lavorando pure oggi. A proposito di Commissione Ambiente, parliamo di attualità perché si sono sbloccati parecchi finanziamenti, soprattutto per quanto riguarda la bonifica di ex discariche. Sono arrivati degli anticipi, circa 120 milioni di euro su 648, mi sembra, però già è un inizio importante, e soprattutto si vanno a bonificare delle aree stile tipo Cavamonti, tipo delle zone che da anni aspettavano, e soprattutto la rimozione di ecoballe. Domanda supplementare: ecoballe tutte, anche quelle che riguardano Marcianise? Sì, ma non è qui. La domanda vera è un'altra, è che non dovremmo attendere che questi finanziamenti, che sono poi dei riparti, sono delle ridistribuzioni. Sostanzialmente la Regione Campania, per avere questi soldi, si è dovuta rivolgere al TAR, al Consiglio di Stato. Alcuni ministeri non hanno funzionato come dovevano funzionare. Lei parla dei fondi di Ma sviluppo e sì, coesione. i fondi super coesione vengono. Beh, è un riparto nazionale che la norma nazionale assegna alle regioni. La Regione Campania competeva 6 miliardi, 6 miliardi sarebbero, dovevano essere stanziati un anno e mezzo fa. Si è aperta tutta una tiritella con gli uffici del Ministero che hanno preteso di fare, secondo me, un'inutile radiografia a tutti quanti gli interventi che la Regione voleva andare a realizzare. Addirittura la regione ha dovuto dire le vie legali, TAR, Consiglio di Stato, se non arrivava la condanna del Consiglio di Stato, questi soldi non sarebbero arrivati. Questo è il vero tema. Arriva oggi in Campania, quello che in Campania doveva arrivare un anno e mezzo fa. Arrivano oggi in Campania i soldi dei campani, sono no, soldi nostri, non c'è stata nessuna gentile concessione di alcuno. E quindi faceva bene De Luca a ricordare che quando era Premier Berlusconi l'FSC veniva stanziata a favore delle regioni in un secondo. Cioè, il governatore non guardava destra, sinistra, insomma, scusate, il Premier non guardava destra e sinistra, perché c'è una legge nazionale che proprio nel riequilibrio degli squilibri tra nord e sud prevedeva delle quote alle regioni meridionali. Queste quote venivano assegnate con dei macro obiettivi, viabilità, ambiente, dissesto idrogeologico, e poi con dei tempi entro cui la regione doveva certificare la spesa su questi macro obiettivi. Ovviamente sono soldi che noi come Regione Campania poi assegniamo ai comuni, ma questo lavoro lo dobbiamo fare noi, non lo deve fare il Ministero. Si è creato questo cortocircuito, cioè il Ministero Senta, nello forse. specifico quali saranno le zone bonificate? Noi abbiamo letto brevemente Cavamonti, di Ma Maddaloni, sono però le ecoballe volevo sapere se erano tutte quelle ecoballe di cui si è parlato per tanti anni. sono già Molte sono, appaltate. sì. La rimozione di tutte le coballe è già appaltata. Questo è, come dire, una copertura finanziaria complessiva che consente di poter avere l'impegno di spesa necessario per portare a termine lo smaltimento già contrattualizzato, perché sapete bene che in questi anni c'è stato un forte aumento dei costi delle materie prime, degli appalti. Insomma, c'è stata è notorio ormai che quello che prima si faceva con 1 milione di euro, oggi nei lavori pubblici è necessario 1,3 milioni, 1,4 milioni, cioè. E quindi la voce ecoballe è una voce omnicomprensiva che serve, insomma, a portare a termine il programma che è già stato avviato in un'epoca in cui le cose avevano un costo e le attività avevano un costo minore, le attività di smaltimento. Questo è il Onorevole, tema. il futuro E del... perciò, Prego. scusa, e perciò è grave che si sia dovuto attendere un anno e mezzo per far sì che i campani ritornassero nella disponibilità del loro danaro, della loro capacità di spesa. Questi sono soldi nostri, non sono soldi che il Ministero ci dà per gentile concessione. Un anno e mezzo fa probabilmente avremmo potuto fare più cose, oggi avremmo già cantieri aperti, che poi non è solamente l'ambiente, anche la viabilità sta nell'FSC. Cioè, noi facciamo un bando ogni 5 anni dove mettiamo a disposizione dei comuni 1 miliardo per le strade interne e di collegamento tra i comuni, in una logica tipica di sussidiarietà.
abbiamo pubblicato un bando, abbiamo dovuto prorogare per ben 2 volte i termini di presentazione perché se non ci arriva la provvista finanziaria attraverso cui dare copertura agli interventi, è chiaro che non possiamo far partire concretamente le attività di selezione e di graduatorie. Finalmente anche questi soldi stanno arrivando con grande ritardo. I sindaci sanno che entro il 30 settembre dovranno presentare i progetti per la viabilità. Cerchiamo di dare un massimo di 3 milioni di euro al comune per mettere in sicurezza le strade della provincia di Caserta. Cioè, queste sono cose vitali sulle quali gli amministratori sono anche esperti, sanno tutti bene i sindaci che sono soldi loro a regia regionale. Quindi tutto questo braccio di ferro, secondo me, alla fine è stato inutile. Il Consiglio di Stato ha dato la ragione alla Regione Campania, ha condannato il Ministero, cioè adesso si stanno muovendo un po' di cose e speriamo insomma che questa firma sia apposta quanto prima. Senta, che futuro prevede? Fra 2 anni si vota alla regione, anzi, meno di 2 anni, fra 2 anni forse si vota alla provincia, se l'anno prossimo, come si No, in dice. realtà si dovrebbe votare a fine dicembre 2025 la provincia, gennaio, febbraio Esatto, 2026 la dipende regione. anche Salvo dall'approvazione della legge, insomma, del nuovo sistema elettorale per la provincia. Che futuro prevede salvo per i slittamenti. moderati? Non tanto in provincia, ne parleremo dopo, ma in regione Campania, se De Luca, come diciamo, è attualmente, non si può candidare. Ma non è perché io per lo studio che ho fatto lui è candidabile. Quello che ho visto è certamente candidabile sia allo stato attuale, ma anche senza modificare la legge elettorale. Quindi non credo che ci sia questo tipo di problema. La questione di Zaia è una questione diversa. Zaia è incastrato dalla sua legge regionale che gli dà 2 mandati a decorrere dal secondo mandato. Cioè, Zaia oggi sta facendo il terzo mandato. E quindi e lo fa all'interno di una legge che lui stesso ha approvato 7-8 anni fa, in cui ha detto lui che il presidente della regione non può fare il presidente della regione più di 2 anni, più di 2 volte consecutivamente. E questa sarebbe la sua seconda volta. Quindi Zaia ha bisogno di una legge nazionale per potersi ricandidare, oppure dovrebbe modificare la sua legge elettorale, superare il suffragio universale e stabilire l'elezione interna. Questo in Campania non c'è, perché come ha fatto Zaia, può tranquillamente fare il governatore De Luca, anche perché la nostra carta costituzionale attribuisce alle regioni la potestà piena di legiferare in materia elettorale, nei limiti di quelli che sono i criteri che dà la legge quadro. La legge quadro non è autoapplicativa, è una legge di principi, è una legge che dice quando farete la legge, se la farete, ricordatevi di mettere questo limite al secondo mandato. E se De Luca farà la legge in questa tornata, così come ha fatto Zaia durante il suo secondo mandato, si atterrà a quel principio, metterà il limite di 2 mandati che decorrerà da oggi e che avrà fine con la prossima legislatura. Quindi questo è dal punto di vista tecnico-giuridico. In questo quadro i moderati in Campania, in provincia di Caserta, sono certamente importanti. L'area moderata è quella che fa vincere o quella che può far perdere le elezioni. Io non so il governatore che tipo di perimetro di coalizione vuole mettere in campo. Io sono convinto che lui metterà in campo la coalizione uscente, cioè dal PD all'area alle liste civiche di centro, passando per De Luca, Presidente e Campania Libera. Se ci dovessero essere delle soluzioni diverse le valuteremo. Certo è che in provincia di Caserta noi ci troviamo benissimo con una formula che è quella del civismo, agganciata ai partiti politici di centro, tenendo a sinistra il PD e i 5 Stelle, a destra Fratelli d'Italia e Lega, e alleandosi a centro con tutto il civismo di centro e con i partiti centro nazionali, Italia Viva, Azione, Forza Italia. Questo tipo di coalizione, assolutamente un laboratorio sperimentale, che non ha nessun tipo di pretesa, che ha il senso che può trovare nelle dinamiche amministrative locali, però è un laboratorio vincente. È stato vincente a Mondragone, è stato vincente certamente a Castelvolturno, dove la coalizione civica dei moderati con la Forza Italia, con un po' di azione che ha sostenuto, con azione, con un po' di azione, che ha sostenuto Pasquale Marrandino, riuscire a battere il sindaco uscente Luigi Petrella, che è sostituto da Fratelli d'Italia e Lega, che non è nemmeno arrivato in ballottaggio,
E poi al ballottaggio è riuscito a battere Anastasia Petrella, che era sostenuta al PD 5 Stelle, al cosiddetto campo largo. La stessa cosa deve essere citata, un significato politico ancora più emblematico, perché abbiamo avuto proprio tre blocchi: Farinaro con Fratelli d'Italia e Lega, Baldassino con PD 5 Stelle e Centro Democratico, e una coalizione tutta civica con qualche lista civica agganciata a partiti nazionali. Ha stravinto il buon Matacena, c'è una forte rappresentanza della lista dei moderati, la lista di Giovanni Innocenti, Essa Moderata, e quella di Luciano Sagliocco, Noè Versani. Insieme hanno eletto ben 8 consiglieri comunali e soprattutto mettono insieme una cifra elettorale, credo, di oltre 8.000 voti, 8.500 voti, che da sola è superiore al risultato che ha accumulato Baldassino con le sue liste, o al primo turno intendo, o al risultato che ha accumulato Farinaro al primo turno, sostituito dai partiti politici nazionali. Questo per dire che non c'è un forte radicamento dei partiti politici nazionali nelle competizioni amministrative, nei voti in cui c'è la cosiddetta preferenza alle amministrative, alle provinciali e quindi anche alle regionali. Abbiamo visto in queste amministrative si votava alle europee, alle comunali contemporaneamente. Fratelli d'Italia alle europee ha preso il 17% e poi all'amministrativa ha preso magari il 5%, il che mi convince sempre di più che la strada giusta è quella dei programmi, è quella della compatibilità tra le persone, è quella di una visione comune di città, che i partiti molto, molto spesso in queste competizioni locali sono divisivi. La stessa cosa in provincia di Caserta, abbiamo votato a dicembre, non una vita fa, sono votato appena 6 mesi fa, abbiamo stravinto con la lista dei moderati che ha avuto quasi il 50% dei suffragi tra gli amministratori. Poi è Alla stato provincia, le sta fatto la dicendo. provincia, ovviamente il presidente Pagliocca, a cui noi abbiamo ribadito la nostra fiducia perché ha fatto un ottimo lavoro di risanamento dei conti. Cioè, la provincia è ritornata ad essere presente come riferimento delle amministrazioni per le competenze, devo dire, anche Sì, limitate avete otto che consiglieri su 16. Volevo chiedere.